Buongiorno e benvenuti a TG Pro, appuntamento settimanale con le notizie dalla provincia di Ancona. Il ripristino delle fermate Eurostar alla stazione di Jesi e gli interventi lungo il corridoio Esino al centro di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte la presidente Casagrande, il sindaco di Jesi Fabiano Belcecchi e l'assessore regionale ai trasporti Pietro Marcolini. Questa mattina con la regione, con la provincia, nella dimostrazione più evidente che il rapporto tra istituzioni, quando è saldo e quando è per cogliere obiettivi condivisi con il territorio, dà risultato. Questa mattina noi, finalmente riceviamo il protocollo con il quale si riattivano fermate strategiche per la nostra comunità, che sono quelle di Jesi e di Senigallia, e si sviluppano sinergie per migliorare anche l'ospitalità all'interno dei treni. È un accordo sicuramente molto importante perché, come dicevo prima, non solo risolve un problema, io credo, di giustizia, insomma, del ripristino delle due fermate dell'Eurostar, ma appunto ridisegna e rinnova un impegno delle ferrovie dello Stato su questo territorio. Nei prossimi 5 anni tutto il materiale rotabile e locomotori verrà rinnovato e verrà potenziata l'attività dell'officina di manutenzione anconetana con un pacchetto, un fatturato molto importante, piuttosto imponente, di circa 200 milioni di lavori nei prossimi 5 anni, che fa maturare l'idea anche di un allargamento dell'occupazione. Beh, noi come senatrici di questo territorio abbiamo giocato un ruolo, penso, utile perché abbiamo cercato di insistere molto con Trenitalia, in particolare con l'ingegner Moretti, perché si ripristinasse quello che era dovuto a questa parte di territorio. È stato importante il contributo della regione, della città, della provincia, certo non quello del governo che è del tutto mancato. Però io credo che ci voglia una grande attenzione anche dei cittadini a quella che è la responsabilità sociale d'impresa, ossia un'impresa pubblica come Trenitalia, al 100% appunto pubblica, non può non pensare che quando si tagliano delle corse, quando alcune stazioni sono abbandonate a loro stesse, si fa un danno al cittadino ed è una cosa che interessa. La provincia di Ancona consegnerà i lavori per la ricostruzione del ponte di Osimo Stazione in prossimità del torrente Aspio che segna il confine tra i comuni di Camerano e Osimo. L'intervento, che porterà all'integrale demolizione del ponte già esistente e alla realizzazione di una nuova struttura, prevede un investimento di oltre 400.000 euro e mira a un adeguamento funzionale dal punto di vista idrogeologico. La Giunta provinciale di Ancona si mobilita contro la possibilità di tagli d'organico da parte di Telecom Italia nelle Marche. Il tema è stato affrontato in un incontro tra l'assessore alla formazione Maurizio Quercetti e i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL, i quali hanno esposto lo scenario che andrà a determinare localmente la procedura di mobilità aperta dall'azienda per ben 470 lavoratori in tutto il territorio nazionale, dei quali 35, nella sola provincia di Ancona, rischiano di perdere il posto di lavoro. Questa questione si inquadra nella crisi più generale che coinvolge tutto il nostro territorio, ma parlando di Telecom, di una grande azienda nazionale che dà servizi e immateriali di grande rilevanza, è una nota di ulteriore preoccupazione perché è del tutto evidente che questa azienda, sia dal punto di vista occupazionale che, per quello degli investimenti, sta diradando la sua attività sul territorio con conseguenze che possono essere molto gravi. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Buona navigazione.